sei in assoluto uno dei miei autori preferiti. Praticamente ho tutti i suoi libri, dalle origini, e in particolar modo c'è il suo penultimo libro, Tools of Titans, che è veramente fenomenale. Ormai un riferimento costante, come vedi da tutte le notine, i fogli, gli appunti, che praticamente sono ovunque qui dentro. Un riferimento costante per ottimizzare varie aree della mia vita, soprattutto professionali e lavorative. Quindi riuscire, no, a dare il massimo senza ovviamente sacrificare tutto il tempo che ho, ma anzi riuscendo poi ad avere molto tempo per me stessa. In particolar modo una domanda che per me è stata una vera e propria rivelazione, che Tim Ferriss dice si pone ogni volta che si sente un po' preso dall'ansia, delle troppe cose da fare, dal sovraccarico che inevitabilmente quando lavori in proprio, ma anche quando non lavori in proprio, ti prende puntuale. E la domanda è questa, anzi sono due domande, è la stessa sotto forma di angolazioni un pochino diverse. La prima è: come sarebbe questa cosa se fosse semplice? E la seconda è: come sarebbe questa cosa se fosse divertente? Attenzione, non fraintendermi, non ti sto proponendo di farti questa domanda per trovare sempre la scorciatoia o la strada meno faticosa, quanto piuttosto per capire quando stai rendendo le cose troppo complicate rispetto a quello che sono realmente. Ti faccio un esempio. Io e il mio team siamo stati davvero presissimi negli ultimi mesi con il lancio di Biz Academy, la nuova business academy tutta al femminile per crescere un business proficuo e autentico sul web senza sacrificare la tua libertà. E se vuoi qualche dettaglio in più lo trovi nel link qui sotto al video. Il fatto è che questo progetto ci ha preso tantissimo tempo e tuttora sta crescendo in maniera molto 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 dirompente e quindi richiede continuamente la nostra attenzione. Per questo abbiamo messo in pausa i CC Weekly, come ben sai, per qualche mese. Prima dovevano essere in pausa per un mese, poi un mese sono diventati due, poi due mesi sono diventati tre. E ad un certo punto mi sono fatta questa domanda: come sarebbe questa cosa se fosse più semplice? Ed ecco che abbiamo deciso di ricominciare con la serie CC Weekly tenendoli un pochino più semplici, quindi un pochino meno di grafiche e di animazioni che richiedevano comunque un sacco di lavoro dietro le quinte, ma lo stesso identico valore aggiunto. Ed eccoci qui, questo ci ha permesso di ricominciare senza per questo dover lavorare di più e senza dover continuare a rinviare. Quindi la sfida che ti propongo oggi è questa: pensa a qualcosa che stai rinviando da tempo ma che sai vorresti fare o che magari devi fare e che pensi che sia così pesante, così difficile, e prova a chiederti come sarebbe la stessa cosa se potessi semplificarla, se fosse più semplice, oppure come sarebbe la stessa cosa se fosse più divertente. Ad esempio, se vuoi impegnarti ad andare in palestra tre volte a settimana, un modo per rendere questo impegno un pochino più divertente potrebbe essere quello di fare un patto con due colleghi di lavoro dove dovete andare in palestra insieme in questi tre giorni a settimana e ogni volta che qualcuno salta dovrà pagare il pranzo per gli altri due quel giorno. Come vedi, a volte le risposte migliori arrivano cambiando le domande che ci facciamo, e quindi la domanda che ti faccio qui oggi è proprio questa: qual è la singola cosa che stai facendo una gran fatica a fare e a completare e come potresti renderla più semplice o più divertente? E quando hai la risposta, condividila subito nei commenti qui sotto al video, perché come sempre non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Noi ci vediamo al prossimo CC Weekly, ti aspetto qui sotto. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.